Sandro Fioravanti. Eh sì, noi come preannunciato ci colleghiamo con Manuela Classé, che è la responsabile delle politiche di genere dell'UISP. Intanto io chiedo, Manuela, è giusto dire Classé? Sì, Kleiset, ma va bene. Allora, è un po' più alla tedesca. Esatto, diciamo, siccome, come dire, a seconda da dove arriva in Italia, esatto, il cognome non si pronuncia, quindi mi sono permesso di chiedere lumi. Comunque avrei sbagliato comunque. Penso, come dire, un 50% di possibilità ho sbagliato. In ogni caso, noi vogliamo parlare con lei perché? Perché l'UISP, assieme a Giulia, giornaliste, in qualche modo si è, posso dire, posta un problema. L'UISP, insomma, vi siete posti un problema, no? Dice del come si narra lo sport al femminile, di come bisognerebbe tentare di evitare alcuni accostamenti, anche se io personalmente, avendo fatto il narratore di sport per molto tempo, come dire, a tratti resto perplesso, no? Perché, come dire, dice belle e brave, sì, forse non è del tutto giusto dirlo, no? Ma dipende forse anche dagli ambiti, dalla modalità narrativa, dalla frase. Cosa siete arrivati come conclusioni? No, allora, intanto è da tempo che questa attenzione c'è, in dubbio. Tenga presente che noi, anche come UISP, dalla metà degli anni Ottanta che lavoriamo sul tema dei diritti delle donne nello sport. Già allora avevamo fatto una carta che ha avuto anche un percorso europeo. All'interno di questo c'era proprio anche un punto sul tema comunicazione, visibilità, eccetera. E già nel 2010 abbiamo anche rinnovato con un progetto Olimpia alcuni punti, dedicando proprio una parte ai media. Il tema è, mi pare, molto semplice: uno, cercare di dare maggiore visibilità allo sport femminile e non solo nei grandi eventi. Siamo alle porte della Coppa del Mondo di calcio femminile, credo che questo sia un'ottima occasione per dare spazio, per continuare a dare spazio. Ma sei sfruttata, devo dire, esatto, perché insomma c'è una visibilità. Oggi per esempio è sulla prima pagina, tutta pagina del set del Corriere della Sera. Ho visto ieri Repubblica, cioè assolutamente, quindi è importante. Altra cosa però, è indubbio che in diversi casi c'è un atteggiamento, come dire, che dove prevale di più l'aspetto estetico, si balla di più un po' al corpo rispetto al risultato, e abbiamo visto diverse scivoloni, ecco, passiamo questo, se posso dire questo termine, direi proprio fine, di sì. Insomma, esatto, quindi questo è una cosa che insomma dobbiamo incominciare a smetterla, quindi dare visibilità, usare anche dei termini corretti. Capisco che in taluni casi possono sembrare anche un po' fuori dal mondo per qualcuno, però invece il fatto che ci sia anche la declinazione al femminile di certi termini crediamo che sia importante, ma soprattutto anche ragionare su un tema che è il tema dei diritti e delle stesse opportunità di uomini e donne nello sport, perché ancora ci sono troppe differenze, troppe gap, dalle premiazioni alle tutele, tutto il tema del professionismo, che ovviamente sono punti molto importanti. Quindi la UISP da tempo lavora su queste tematiche dei diritti delle donne nello sport, insieme a un'associazione che fa comunicazione, che fa insomma attraverso le proprie giornaliste, ha fatto di questo un impegno, e abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo molte adesioni e interesse, quindi è un lavoro che deve assolutamente continuare, confrontandoci, assolutamente. No, beh, ma certo, io insomma, siccome sono abbastanza tranquillo da questo punto di vista, insomma, in tanti anni di lavoro non mi è mai capitato, come dire, di incappare in incidenti di questo tipo, sebbene, come dire, no, capiti di avvertire la bellezza di un atleta, maschio o femmina che sia, in questo caso, perché insomma sono cose che in qualche modo possono venire fuori in un lungo racconto, soprattutto da un radiofonico o televisivo, che non è un pezzo chiuso, che insomma. Però ecco, la cosa che mi premeva, perché c'è anche un altro problema, che molte atlete come dire giocano, non voglio dire contro questo concetto, però giocano spesso, adesso anche grazie ai social, ad Instagram e quant'altro, giocano le loro carte, tra virgolette, che sono fuori, sono estranee all'ambito direttamente connesso con l'attività sportiva, e invece sono direttamente connesse con il loro aspetto estetico. Sì, anche questo può essere. Lo sto solo annotando come fatto. No, così anche sul tema del linguaggio stesso, mi rendo perfettamente conto che uno dice il termine viene molto usato al maschile, quindi si parla di mister, di allenatore, di portiere, si parla sempre a livello maschile, e quando c'è la declinazione anche il femminile viene vista come insomma una sorta di forzatura. Credo che occorra questo tipo di forzatura, e soprattutto anche per ragionare per la parità. Non è vero che ci sia una parità,
è ancora oggi, e lo vediamo, ripeto, anche da azioni e da conseguenze secondo me molto gravi. L'episodio dell'arbitro, di quello che è successo in alcune, no, quelle sono cose terribili, oscene. Esatto. Però in ogni caso c'è l'idea di una donna che alla fine deve essere un po' fuori dal mondo sportivo, non ha gli stesse capacità, gli stessi diritti, eccetera eccetera. Crediamo che questo sia una battaglia forse di principio, però importantissima, e bisogna vedere appunto che come confrontarsi e vedere al di là della dell'utilizzo anche dei termini, come ragionare di parità e di pari opportunità. Questo per noi è importante. Poi è vero che, come dire, la bellezza credo che sia importantissima, credo che insomma tutte siamo contenti quando vediamo una persona che appunto è anche sta bene nel proprio corpo. La bellezza deve essere questa, a mio modesto parere. No, per carità, però insomma diciamo è questo che credo, diciamo, che deve essere anche, come dire, valorizzato l'aspetto più sportivo che appunto che altro. Sì, invece questo... mi dispiace, ma molto spesso succede il contrario. Ah. Ecco. Beh, dipende anche dagli ambiti, no? Forse adesso non voglio fare io il bastan contrario, ripeto, io difficoltà di questo tipo non l'ho mai incontrata, insomma, avendo un assoluto rispetto per quello che era l'attività sportiva degli atleti a qualunque livello, maschi o femmine che fossero, insomma, no? Abbiamo trattato con pari dignità le paralimpiadi, come dire, no? Che, come dire, non è un terzo genere, ma è certamente, no? La disabilità è un altro luogo. Per cui come sfonda una porta aperta concettualmente, però ripeto, ci sono anche dei casi in cui, per esempio in Francia, fanno un calendario che viene venduto per beneficenza, in cui a denudarsi, a esibire fisici scultori, sono i maschi, giocatori di rugby, giocatori di calcio, giocatori di tennis. Come dire, anche quella è in qualche modo, no? Però viene onorata dal fatto di essere, come dire, fatto per beneficenza, ma in qualche modo qualcuno potrebbe dire, vai, è mercimonio di un corpo, no? Ma in realtà poi nessuno lo dice. Ecco, allora si possono fare dei distinguo, no? Si può trovare qualcosa che non sia, come dire, tranchant come definizione, come regola? C'è modo, c'è una dialettica in tutto questo? Beh, dal punto di vista giornalistico avete sicuramente un codice per questo, che credo che sia importante, questo è la cosa principale. Altra cosa è ovviamente, come dire, nessuno vieta di fare determinate cose assolutamente a beneficenza o anche altro tipo di attività. La cosa che veramente lascia un po' perplesso è che molto spesso, ripeto, viene dato più risalto ad altro e non al risultato e all'aspetto più sportivo. Secondo me le sportive e gli atleti oggi chiedono questo in primis, e questo credo che sia importante, oltre a tutto il tema che dicevamo della pari dignità e pari diritti, insomma, cose che ancora, come sappiamo, non ci sono. Quindi pensiamo che sia una battaglia molto più ampia. No, poi, no, ma su questo sfonda una porta aperta, assolutamente. Il mio era, come dire, entravo nel dettaglio di quello che è stato il vostro discorrere per capire come alcuni elementi possono essere, come dire, resi efficaci nella pur necessaria, come dire, dialettica, no? del concetto. Certo, questo, insomma, possiamo guardare insieme, però i principi rimangono assolutamente quelli fondanti, ecco, per noi. Quindi ah no, ma certo. Vediamo quale può essere la cosa. Ripeto, anche l'altro giorno, ragionando con la presenza della calciatrice della Roma, sicuramente alcune cose vengono fuori, perché c'è differenza se vedo un uomo vestito in un certo modo rispetto a una donna, la maglietta attillata piuttosto che altre cose. Però guarda caso, molto spesso, e abbiamo avuto decine e decine di esempi, anzi forse anche di più, si guarda di più questo tipo di aspetto, ecco, anche questa è una cosa da tenere presente. Poi non vogliamo esasperare il concetto, per carità, però nel suo tempo cerchiamo di vedere quali possono essere i messaggi più idonei. Si parla di sport e dell'idea appunto che possono praticare attività sportiva nello stesso identico modo maschi e femmine, magari, come dire, togliendo anche una serie di stereotipi che ancora ci sono, perché esiste ancora più l'inclinazione di dire meglio che tu faccia uno sport da femmina piuttosto che uno sport da maschio, quindi già questo rimane sempre uno stereotipo da togliere, e così, come dire, culturalmente in un'alleanza un po' più ampia vedere quali possono essere i modi per dare più visibilità allo sport femminile in ogni caso, al di là dei grandi eventi, e appunto anche raccontarlo in maniera più corretta possibile. No, certamente sì. In ogni caso, per esempio, parlando di uno sport che per anni io ho vissuto i suoi esordi tanti anni fa, il rugby femminile, nacque a Roma, di fatto all'inizio si giocava nei campi di Villa Panfili, ma insomma
è cresciuto al punto di arrivare al secondo posto delle Sei Nazioni, cosa che i maschi non sono mai riusciti, certo, a fare, insomma. Però, per cui esatto, dire, a volte le donne fanno da sé più di chiunque assolutamente, altro. Assolutamente, però la FIR ha riconosciuto il rugby femminile all'inizio degli anni 90, questo, certo, lo ricordo bene. Facevamo i raduni nei campi dei ragazzi, e posso garantire che insomma molte volte c'erano battute, anzi non eravamo degne, tra virgolette, di toccare il campo. No, ma si immagini, insomma, la maratona è diventata femminile a livello olimpico solo nel 84, stato vietato alle donne di correre sopra i 200 metri, ma è una storia, però posso dire, cioè, Londra 2012 è stata la prima Olimpiade in cui non v'è stata esclusione a priori per le donne da parte di nessuna nazione, e il Comitato Olimpico adesso impone che tutti gli sport abbiano una declinazione femminile, cioè che siano sia maschili che femminili in ambito olimpico. Quindi credo che, come dire, no, molto si è fatto, molto si sta facendo, e paradossalmente, quindi fate bene a sottolinearlo in qualche modo, quindi a richiedere ancora maggiore attenzione, lo sport è uno di quegli elementi che trainano verso un miglioramento della percezione dell'altro, come dire, differente per genere, colore o religione che sia. Mi scusi, ancora oggi abbiamo appunto che qualche giornalista ha fatto le dichiarazioni che ha fatto con l'arbitra non tante settimane fa, oppure che per me quello è assimilabile come quello che picchia l'arbitro maschio, cioè siamo veramente ad un livello fuori scala. Però resta il fatto che appunto è la donna non può occuparsi di quello, non può parlare di quello, non può parlare di tattica, non deve comportarsi in un certo modo, non è possibile, ma d'accordo, ma non, la prego, non generalizzi, cioè stiamo parlando di casi estremi osceni e condannati dall'universo mondo, insomma, no? Per cui insomma sono diventato, no, per cui ecco, però per il resto insomma prendiamo atto che questa crescita c'è stata, continua ad esserci, certo, nella percezione di tutti, assolutamente, non ci accontenteremo mai, insomma, questo è chiaro. Così come anche teniamo presente che alcune scelte che il CONI ha fatto anche sulla presenza all'interno degli organismi dirigenti sono scelte importanti, cioè i prossimi consigli federali dovranno prevedere un terzo della presenza delle donne all'interno dei consigli, io credo che sia importante, non ci piace, però abbiamo visto che purtroppo è l'unico modo per dare lo spazio, quello che ci dice anche a livello internazionale, e abbiamo, il CONI ha deliberato questo, e speriamo che appunto questo aumenti da un 10%, attualmente le donne sono circa il 10% all'interno degli ultimi dirigenti del CONI, che ci sia anche questo tipo di passaggio, così come vediamo sempre più donne fortunatamente all'interno di vari ruoli, che sia per la vicepresidenza piuttosto che altro, vediamo che sia importante, però crediamo che ci sia ancora da fare, quindi per questo anche all'interno di queste linee ci sono alcuni punti che parlano di comunicazione, di informazione il più appunto corretta e attenta possibile, ma anche appunto di pari dignità in altri ambiti. Questi punti sono per noi molto importanti. No, ma che insomma ovviamente sì. Manuele, noi la ringraziamo moltissimo, siamo ormai ad un passo dal GR. Per cui grazie per questo racconto che è in itinere di fatto, insomma. Esatto, si sta allargando e questo ci fa molto piacere. Quindi anche a noi. Importante. La ringrazio molto. Grazie a lei. Buona giornata.